very well going after that metal-faced Mekon, but shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left. Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mekon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mekon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tephra Cave. Then we should arrive at the Bionist Knee. Yeah, and if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Xenoblade Chronicles. E allora, nello scorso episodio abbiamo visto, siamo stati invasi, prima cosa dai Mekan, sono tornati. Abbiamo visto che c'è stato il primo contatto con un Mekan con la faccia, con il volto, e non si sa come mai questa cosa sia possibile. È morta Fiora, da quello che ci hanno fatto vedere. E poi, niente, adesso andremo appunto avanti nel gioco, quindi let's play together Ikimashō. Adesso puoi creare le gemme. Bene, finalmente si possono creare le gemme, quindi si possono potenziare le armi. Altra cosa che non vi ho detto, quando voi fate le missioni secondarie, ragazzi, se andate, ci saranno degli orari per incontrare le persone. Appunto per fare le missioni secondarie non sarà necessario aspettare l'orario per non c'è da aspettare, tipo se devi aspettare le 18 e sono le 10 della mattina non devi aspettare 8 ore, basterà cambiare l'orario direttamente dal gioco, che non è cambiare l'orario del Nintendo 3DS ma cambiare l'orario del giochino. Si può fare, quindi in un secondo potrete trovare tranquillamente chi vi pare. Ecco, detto questo, andiamo avanti, andiamo a scoprire che succede. Allora, da quello che ho capito, bisogna ripassare per le grotte di Tephra. E noi sappiamo benissimo dove sono, dove c'è quel vermicellone gigante che poi io alla fine ho sconfitto per prendermi l'arma che ha adesso Rein equipaggiata, che è più forte di quella che aveva prima. Quindi per passare le grotte di Tephra sappiamo che il livello che abbiamo adesso ci dovrebbe andare più che bene. Siamo a livello 11, quasi a livello 12. Direi che possiamo passare nuovamente le grotte senza alcun problema. Ok, alle grotte ci siamo arrivati. Ma dobbiamo capire. Lui ancora vuole fare una missione secondaria. Vediamo. Ah, mentre siete lì, vi spiace far fuori un po' di grog canterini? Stanno sempre di fronte alle rovine. Un bel grattacapo per noi. Va bene, lo facciamo. Sconfiggi due grog. Va bene, visto che mi dà un po' di soldi. Ma fate molto meglio, non voglio mica che vi facciate male. Non ti preoccupare, noi andiamo avanti per la nostra strada. Bisogna capire adesso dov'è che sono i grog canterini. Quello non è un grog canterino. Qui salterà fuori il bestione bestiolone. Perché respawnano tutti i mostri. Oh, Grog canterino, l'abbiamo trovato, quindi adesso lo andiamo a scassare. Io adesso così mi do il fiaccamento, se tu magari lo tiri giù. Ok, il primo l'abbiamo tirato giù. Ah, si è avvicinato anche lui. Io ti faccio a fondo ardito e via. Ok,
Chi è che può recuperare vita un pochettino? Vediamo. Io sono senza vita abbastanza. Bene. Ok, l'altro Grog canterino è proprio qui di fronte. Adesso lo andiamo a scassare. Vieni qua. Vieni qua che ti do fiaccamento, maledetto. No, questo... Ah! A vuoto, mi ha mancato per fortuna. Beh, adesso diciamo che adesso che abbiamo Omnode è tutto molto più semplice. Olè, ce l'abbiamo fatta. Vediamo cosa ci lascia. Pelle ruvida, va bene. Tutti gli oggetti teneteli perché potrebbero essere in qualche modo utili in un futuro, anche per fare le missioni secondarie. Quindi tenetevi tutto. Vedo che addirittura ci possono fare missioni secondarie qui all'interno. Allora, scappa, 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 via, 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 via. Questi non ce ne frega niente. Quindi io suppongo... Allora, lui penso che possa essere un soldato sul tatticcio. Ok. Soldato. Qui lui ci può far fare una missione secondaria. Proviamo a parlarci, giusto per capire. Avrei bisogno di 2 minuti di attenzione. Le missioni della forza di difesa non hanno mai fine. Raccogliere materiali per la colonia 9 è un compito cruciale. Ma non riusciamo mai ad avere tutto quello che ci serve. Ora stiamo cercando delle rocce rotule per delle riparazioni. Va bene, cercherò delle rocce rotule. Ci sono anche delle altre cose per cui avrei bisogno di aiuto. Va bene, iniziamo a cercare le rocce rotule. Vedete, completata perché io già avevo le rocce rotule. Quindi soltanto parlandoci noi abbiamo finito tutto quanto. Perché mi tengo tutti gli oggetti in tasca. An ether lamp. Don't traders use these things as guideposts? Yeah. We can follow them to the Bionis knee. Okay. But if armed traders need guideposts, it must be pretty dangerous in here. Let's keep our wits about us. Definitely. Ok, speriamo di essere all'altezza allora con il livello di tutto quello che potrebbe accadere da queste parti. Vediamo un po'. Caverne di Tepra. Attenzione, qua si può piccunare addirittura. Giacimenti d'etere. Puoi estrarre cristalli d'etere puri dai giacimenti d'etere. Se il giacimento è esaurito, prova a tornare in un secondo momento. Ok, quindi cosa succede? Ah, semplicemente così. Ok. Ne possiamo assorbire... Ecco. Praticamente l'abbiamo assorbito tutto. Quando cambia colore, vuol dire... Che è stato assorbito. Ma quindi cosa devo fare? Mi devo buttare giù qui per arrivare dove voglio arrivare. Non mi dire che mi devo buttare giù. Io mi butto giù, eh. Fatemi vedere, c'è... Sì, lì c'è un passaggio. Ah, non c'è bisogno che mi butto. Però io mi butto, c'è l'acqua. Ah!
Bellissima, avete visto? Farfalla bruna. Questo che cos'è? Anche questo mi sembra un qualcosa che si possa raccogliere. No. Io ho visto che c'è un mostro gigantesco. Quello potrebbe valer la pena di andare a distruggerlo. Penso che la cosa migliore è dargli fiaccamento. Sperare che il mio Miz... Ah, m'ha preso. Io non capisco perché diavolo non me lo tira giù. Va bene. Ho un amico che non serve a niente. Ucciso. Allora, quindi proseguiamo da questa parte. Perché qui è pieno di lanterne. Ecco, mi hanno sgamato. Io non li volevo distruggere questi. Oh, fanno male, mi sembra. No, non voglio attivare la manovra. Sono anche di livello 8, quindi sono abbastanza forticini. Mi sembra che ci stanno facendo male. Devo recuperare vita. Ok, fiaccamento tutti quanti. Adesso iniziamo a far del male. Un canto, ci potenziamo. Buono. Vediamo un po' che cosa troviamo. Tutti i fauci di insetto. Questo è diverso. Potrebbe contenere impalatore favilla, microcristallo aracno. Bene, qui c'è cose diverse. Poi andiamo a vedere. Andrò a vedere se aumenteranno qualcosa oppure no i miei personaggi. Way harder than I thought it'd be. I'm just about ready to collapse. Let's take a rest. If the monsters in here killed all these traitors, we need to be at our best. I'm wide awake, so I'll take first watch. Thanks, man. The nap will do me good. Chalk. Awake already? Didn't sleep a wink. Oh, I still feel like I just did one of Vanguard's drills. Hey. Why do you think the Mekon attacked? Are we just fooled to them? Or, what, did we do something wrong? Sort of reminds me of the battle between the Bionis and the Mekonis. I wonder if it's anything to do with that. Well, it's hard to believe that living things are just a source of energy for machines. There has to be another reason. Mekon killed Fiora. Yeah. You know what? I'll never forgive him. I don't care what their reason is. When it happened, the
Minato showed me that Fiora was in danger, but I couldn't save her. It's not your fault. Just because the Minato showed you some future, that don't mean you could do anything about it. You did great. We fought them off. I couldn't have done that. You know, I've been thinking about it. Why you can use the Minato on me. Dixon told me. You're a survivor from the Minato expedition team that went out 14 years ago. There was a blizzard or something, and your mum and dad died. And then Dixon found you and brought you back. That sounds right. I was pretty young, so I don't really remember anything. Is that why you do it? Are you always helping Dixon with his research and trying to figure out the Minato? Maybe. Part of me does see it as something to remind me of my mum and dad. But mainly, if it really is the sword that the Bionis used to kill the Mekonis, like in the legend, I want to work out its secret. That's the real reason. I've got it. You were chosen by the Minato. What? Chosen? Don't you see? Not even Dunban can handle it. It ain't chance that you can and he can't. I'll take the next watch. You get some rest. Okay, I'll try. Wish to change it. The future. It is every man's desire to change the future. Is that not so? Even if everything has been predestined, will you not oppose it? Minato is now in your hands. The Minato will grow with you. If you can find the true Minato, the future is yours. The true Minato? Shock. Shock. Right. Ok, inizio a pensare che adesso sono cavoli, perché l'avete visto quel coso gigante? Mi sembra proprio che arriverà a romperci le scatole. Sembra proprio... Questo infatti già è più grosso. Recuperiamo un po' di vita. Andiamo di fondo ardito. Di colpo fordito, dai! Ok, buono, si è dato B nel momento giusto. Fatemi cambiare inquadratura, che non capisco. Lascialo stare quello. Bravo. Bravo. Ah, mannaggia. Ok, c'è lui adesso, forza. Ok,
Tu recuperi la vita. E io questo lo killo. Ok. I'm sorry, Ryan. Don't worry about it. It looked like you were having a nightmare. Really? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Was I dreaming? What's with you? We'd better get a move on. Ok, allora, quindi direzione da prendere, codesta. Mi sembra un po' strano che ancora non ci abbiano attaccato. E glielo potevi dire che adesso siamo rimasti da soli. I nemici tipo sonoro attaccano se fai rumore. Quindi io cerco di andare piano, molto piano, molto, molto, molto piano. Non mi devo sbrigare, devo andare a prendere. Qui io vado piano. C'ho paura che si svegliano. Corri, 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 corri. Ok, quindi ci hanno mostrato la via, dovremmo riuscire ad andare di qua. Io ovviamente mi disinteresso di tutto e vado direttamente qui, di avere a che fare con mostri strani. Ah, lì c'era un po' di etere, mi sembra. Lì c'è anche una grotta. Vabbè, noi andiamo subito a fare ciò che bisogna fare, a salvare il nostro amico, o perlomeno provarci. A tornare indietro faccio sempre in tempo. Shoot!
Can't one of us figure out these things are trying at us? Let's do this, Sod. Ok, io nel frattempo sono andato a potenziarmi un po', perché la regina qui era veramente troppo forte, ragazzi. Fa dei danni assurdi. Adesso mi sono un po' aumentato. Vediamo se... abbiamo una nuova... colpo in salto! Questa è nuova! Olè! Ok, l'ha battuto! No, l'aveva mandato giù per terra! Non ci voglio credere! Ancora fiaccamente. È un casino. Bisogno di riprendere vita. Sei proprio una ragna cattiva. Ok, B. Qui serve energia. Serve ancora lo scudo, vai! Sarà difficilissimo! Ti devo scassare! Vai ancora di scudo. Fiaccamento, andiamo a recuperare vita, se no c'è secca. Dai, che manca poco a distruggere sta maledetta. Sì! Looks like the Monado works on more than just Mekon. I gotta say, that's pretty awesome. Right. I just realized something. Huh? The future I see. It isn't set. I think it's more like a warning. A warning? Yeah. A warning about what will happen. What will happen if I don't do anything. Or if I can't do anything. So I can use this power to change the future. And that's exactly what I intend to do. You've got my vote. If you really can do that, I think Fiora would have liked it too. Yeah. Right, let's get moving. We're nearly at the Bionis Knee. Suki Regina Arachno, li prendiamo su. Ok, parare le tecniche speciali di un nemico con lo scudo. Le tecniche speciali dei nemici hanno diversi livelli. Per parare una tecnica speciale, lo scudo deve essere di pari livello o superiore. Aumenta il livello dello scudo per fronteggiare nemici con tecniche speciali ad alto livello. Ok. Adesso puoi organizzare la tua rete abilità. L'intesa tra compagni permette loro di utilizzare le reciproche abilità. Premi Y nello schermo della tavola abilità per accedere allo schermo delle rete abilità. Leggi i consigli per ulteriori informazioni. Ok, questa è una cosa che adesso poi andrò a vedere. Mi andrò a vedere da Zoro. Allora, scompare la rete. Quindi ci stiamo avvicinando al ginocchio del Bionis. Ecco l'uscita.
No matter how many times I see this, I never get used to it. On the other side of those clouds. Yep. It's our enemy. Mekonis. Bene ragazzi, allora arrivati a questo punto penso proprio che possiamo terminare l'episodio di oggi. Siamo andati un po' avanti nel gioco, io penso che adesso non so cosa succederà, proverò ad andarmi ad allenare ancora un po' perché ho visto che comunque un po' di allenamento ci vuole, andrò ad esplorare un po' la zona, vi racconterò poi nel prossimo episodio se avrò potuto farlo oppure no, perché dipende se partono video o meno, ma insomma poi ci vedremo nel prossimo episodio e vi racconterò tutto. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, state zitti. Ma sta poco enjoy. Ciao ciao.